Buona a tutti ciottolini e benvenuto in un nuovo pelosissimo video. Pelosissimo perché i protagonisti sono uno e dov'è l'altro? E l'altro. In particolare Upsi perché oggi, anzi sì, beh, in realtà per me sarà domani perché sarà di mattina. Upsacchiotta farà la sua prima toelettatura. E non solo farà la prima toelettatura, ma ben 2 giorni fa, ovvero il 21, lei ha fatto l'annetto. Eh sì, oramai è una piccola donzella. Upsi, sei una piccola donzella tu? Sei pronta? Perché oramai tu puzzicchi e c'hai il pelo lungo, quindi ti dobbiamo anche lavare. E niente, io ho detto accendiamo intanto la videocamera così facciamo l'intro e devo passare tutto il tempo a far giocare il signorino. Ah, ora vi faccio vedere una cosa perché voi non lo sapete, ma praticamente il loro gioco consiste nel inseguire una pallina, come fanno tutti i cani, per Popov. Upsi invece si attacca alla coda e si fa trainare. Ora vi faccio vedere se riesco. Volonti via! Adesso vuoi giocare con la pallina tu? Non la calcoli mai. Ehi, Johnny, sono qui io. Qua. Mannaggia te. Pronta? Pronta al volo? Facciamo vedere come la prendi al volo? Tu non sei minimamente capace, vai. Allora vi assicuro che lei non calcola mai la pallina. Però adesso che volevo farvi vedere che si attacca la coda, basta, adesso vuole giocare con la pallina. Qui. Dai, come fa Popov? Ho imparato. Passami la pallina, qua, sì. La pallina, qui. Qui. E vai. Addirittura al volo. Fino a qualche mese fa li lanciavi i croccantini e si rimbalzavano sul naso. Io adesso non so se tecnicamente veramente ha imparato lei. Beh, di certo non è che gli ho insegnato io. Però io sostenevo di fatti che era un problema di riflessi. Perché te la vedevi che in realtà tu gli lanciavi il croccantino, lei faceva per prenderlo, solo che lo faceva quella mezz'oretta dopo, quindi ho detto, boh, magari ancora piccolina c'hai i riflessi un po' rallentati. Adesso, su 5 lanci che gli fai, almeno 4 li prende. Poppy, ti è costato a prendere l'altra pallina, perché quella zozza ti ha rubato quella tua solita. Dobbiamo giocare con questa, però anche questa è divertente, dai. Fai vedere come corri, pronto? Dov'è? Vai! Upsi, cosa stai facendo con quella pallina tu? Non le hai mai calcolate le palline? A parte che la state lerciando, ma c'è solo un pezzo rotto nel cortile, pieno di terra. Perché dovete giocare lì voi? Yeee, tutta l'ercia. Upsi, pronta? Al volo? Vabbè, che dire? Li salutiamo? Gli diamo appuntamento a domani mattina, che andiamo dal tuo elettatore? Tu ci sei già stato, è lei che non è mai stata fatta bella. La laviamo, gli tagliamo tutti quei peletti in più sulle chiappotte e sulle zampotte. Sì, tanto, la sta pure davanti. Che belle chiappe, Upsi, grazie per questa ripresa. Direi che loro sono pronti. Noi siamo pronti, quindi adesso si va in direzione Peschiera Borromeo verso Pet Artist e basta, direi questo devo dire. Ah già, ho deciso di portarmi anche lei, che così se avanza un po' di tempo la faccio toilettare perché incomincia a puzzare anche lei. Oh merda, cazzo il microfono. Hai visto a dire cavolate? Eccoci arrivati, venite, state qua vicini, vicino un po' più, vicino a due. Eccoci qua. Siete pronti? Siete pronti? Non sapete neanche dove state andando. Popov è già terrorizzato comunque. Sì, lui sì, però dico di farlo prima. Adesso ti toccano le zampe, tu odi che ti tocchino le zampe. Ecco, noi combattiamo lo stress facendo la pipì e la cacca. Giusto? Popov, ma hai capito dove siamo? Ti ricordi? Tu qui in realtà una volta ci sei venuto. Ci sei venuto una volta qui tu. Ma te lo ricordi? E tu signorina, sei pronta? La tua prima toilettatura per te sarà tipo una spa. Per te sarà bellissimo. Ma ciao! Ma ciao, tu chi sei? Lo spettatore? Sì, sei il tifoso. Ma che figata! Abbiamo la tifoseria pure. Ma chi ci abbiamo? Ciao, sono il tuo spettatore? Quanta tifoseria hanno portato oggi? Ups, ma quanti amici ti hanno portato per la tua prima toilettatura? È un evento, eh? È un evento. E te? Sei qui in un angolo, sei l'ultra rissoso? Sei quello rissoso tu? Chi è Upsi? Ma chi è? Mamma mia, quanti amici oggi. Oh mio Dio, ma il fratellone è sotto i ferri, andiamo a vedere il fratellone. Ma ciao Poppy. Questa è la parte bella, eh. Eh sì. Tu devi dare l'esempio, così almeno poi la sorellina non si spaventa, no? Sempre non mi frega niente la sorellina.
andata la prima parte della tortura? Sì, beh, generalmente quegli altri due corgi che vengono, sai che mi urlano? Sì. No, ma lui è silenzioso. Due bei chiapponi, ti facciamo adesso. Eccolo. Oh. È il tuo turno, psi. Cosa sta per succedere qui? Cosa sta per succedere? Con l'abuso. A queste parti come procede, Poppy? No, questa è la parte tranquilla. Questo ti piace, eh? Eh sì. Cosa c'è lì? Guarda, tu la smetti di mangiarti i biscotti davanti a loro? È stato proprio bravo, 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 Totato. Poi per mia madre invece pensavamo di fare un po' di... Sì. Le sopracciglia. Spiritoso. E questo? E perché? E lei due giorni fa ha fatto un anno. E Dio vincella così. Oh, vabbè, ma che bello, eh? Tu proprio sei tranquillissima, bro. Eh sì, super massaggi insaponati. Ehi, piccolo Yoda, cosa ti è successo qui? Upsi, com'è andato il bagnetto? Ah, ma grazie, ora abbiamo fatto un due il bagnetto. Di che colore facciamo le mesh? Rosse? A posto, buonanotte. Ti metti proprio comodo. È in fase relax. Sì, lei proprio. Fatemi quello che volete. E lo smalto? Di che colore lo mettiamo invece lo smalto? No, non ti devi leccare tutto, asciuga lei, tranquilla. Ah, questa parte è più bella, Upsi. È stata bravissima tutto il tempo, più o meno. Poi c'è stato un piccolo problema col phone che è diventato suo acerrimo nemico. E non c'è stato modo di calmarla. In tutti i modi lo voleva azzannare. Però adesso sei un po' più tranquilla? Ci hanno mangiato anche il biscottino. Allora, Upsi, hai già detto allo chauffeur come vuoi? Una permanente? Ciao, bellissimo. Com'è stata questa esperienza? Particolare? A parte il soffiatore? Ma il soffiatore è cattivissimo. Ma lei era in un bagno? Prima... Fidati che è stato fin troppo bravo. Ma ha provato a azzannare il soffiatore. Sì, ma ci sono dei cani, a volte il primo lavaggio che se uno passa qua davanti dice no, stanno facendo. Come urlano, eh? No, no, è stato silenzioso, però lei ci ha provato a azzannare il soffiatore. Ma quanti complimenti! Ma infatti il rischio nostro non è il cane cattivo che vuole mordere noi, è che vuole mordere i soffiatori. Però le nostre mani dove sono? Là. Poi femminuccia, dobbiamo avere un bel sedere qua, con tutto lo sculettame che fa. Sculetti. Upsi, allora? Questa esperienza? Esatto, perfetto. Perché appena uno viene lavato, la prima cosa da fare è rotolarsi nell'erba. Andiamo a cercare anche una cacca magari dove rotolarci, no? Allora, com'è andata questa esperienza? Tipo del muso? La rifacciamo il mese prossimo? No, il mese prossimo no. La facciamo settimana prossima? No, diglielo, assolutamente no, vero Tati? Dai, va là. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Questa è stata la prima toilettatura vera e propria di Upsi, perché aveva già provato il lavaggio fatto a mano da noi con l'asciugamano, però non aveva incontrato ancora il suo arcinemico Fon. Però dovremmo farla abituare. Ahimè non ho potuto fare delle clip, ma faceva troppo morire perché era lì e cercava di azzannare non la signorina che l'asciugava, ma proprio il soffiatore stesso. Lo odiava proprio lei. Noi direi che ci vediamo settimana prossima con un altro video e vi potrei dire uno spoiler. Se riesco, potrebbe esserci la festa di compleanno del primo anno di Upsi. Perché lei oltre, cioè logicamente adesso si è fatta tutta bella perché ha fatto l'anno e dobbiamo fare la festa con tutti, con Goggo, se c'è anche con Oxer, poi possiamo invitare anche Lucky, Otto, Mia, se c'è la porta. E dobbiamo fare la festa con gli amici qui. Ciao e alla prossima.